Dice il collega De Luca, parli con Orban e con Salvini per chiarire il loro sostegno all'Ucraina. Beh, guardi, io penso che in entrambi i casi parlino le decisioni e i voti. E i voti dicono che a livello italiano la posizione del governo è chiara e i voti dicono che a livello europeo noi siamo riusciti negli ultimi due consigli europei sia a mandare avanti l'accesso dell'Ucraina all'Unione Europea sia a garantire una revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l'Ucraina per i prossimi 4 anni. Quindi in alcuni casi quando io parlo, e in alcuni casi non avevo bisogno di farlo come nel caso del ministro Salvini, ma quando io parlo con persone con le quali ho buoni rapporti e capace che riesca a portare a casa dei risultati, se voi provate a parlare con i vostri alleati del Movimento 5 Stelle e magari riuscite a fare lo stesso miracolo, l'Ucraina ve ne sarà grata.